agli elettori attesi hanno tante idee, per esempio noi siamo arrivati qui già con un'idea apposta per voi, per esempio se tirate dentro Rocco Siffredi potreste fare Rocco Online, per dirne una. Che idea, questa è la mia idea del giorno, ti è piaciuta? Bella, non è male. Praticamente il CD Brulé è l'erede delle cassette che venivano fatte dai ragazzi che venivano a assistere ai nostri show e poi se ne andavano con il loro nastro che facevano ascoltare agli amici, che lo e gli amici se lo copiavano, lo facevano ascoltare agli amici degli amici che se lo copiavano, e poi agli amici degli amici degli amici che se lo copiavano, e alla fine c'era solo un fruscio fortissimo e qualche suono in lontananza. Che però bisogna dire grazie a questi nastri, perché se da una parte hanno fatto di noi il gruppo più masterizzato e cassettizzato, dall'altra parte ci hanno resi, cioè, presso i giovani di tutta Italia, però con una qualità che non ci andava giù. È vero, non ci andava giù. Proprio... E ci siamo ascoltati tutto, il che vi assicuro che è un brutto lavoro. È un acido praticamente. Soprattutto ascoltare gli Elio Storitese, perché sì. Se ascoltassi i Beatles per... Sì, devi scegliere tra 10 versioni. Io subito mi ascolterei tutte le versioni di Yesterday dei Beatles, e mi ascolterei... Ma ascoltare te stesso che suona, insomma, con una brutta voce, brutta gente, insomma, poi sempre le stesse robe, gli stessi brani. È costato molta energia ed ha portato vicino alla pazzia più elementi della band, perché ci siamo sostanzialmente suddivisi i brani da riascoltare, per cui non so, per esempio egli ha sentito La Ditta e ha selezionato qual era la ditta che gli piaceva di più, ma quando state ascoltando la settima, ottava versione dello stesso pezzo cominciate ad avere dei turbamenti mentali e cominciate a mandare delle mail agli altri del tipo: mi sembra bella quella di Belluno, ma anche quella di Cagliari non è male, però anche quella di Cernusco ha il suo perché, e arrivano poi risposte degli amici che sono nelle stesse condizioni. Diciamo, noi abbiamo estrapolato questa selezione, però probabilmente chiunque potrebbe farne un'altra parimenti interessante. E l'abbiamo fatto per tutti quegli infelici che non hanno assistito agli show di Elio Storitese, che, cioè, si sa, ma è il miglior spettacolo in Italia, dove si ride, si piange, si pensa, si ascolta dell'ottimo rock and roll, si prova a piacere fisico, ma anche dei bei corpi, certo. Si vedono dei bei ragazzi. E poi quello che non abbiamo ancora detto è che è un live, veramente live, cioè un live dal vivo, come ce ne sono pochi in Italia. Cioè, vuol dire che non siamo andati poi in studio a correggere tutti gli errori? No. Cioè, proprio come abbiamo suonato e finito, ma siamo impazziti. Non abbiamo avuto il tempo, l'abbiamo fatto subito, abbiamo messo quello che avevamo. Questo è un po' un errore, perché il vero live a quale noi siamo abituati è solo gli applausi e tutto il resto un po' rifatto in studio. Io la vivo un po' come un errore, infatti. Sì. E quindi per quegli infelici che non hanno potuto assistere ai concerti di Elio Storitese, oppure hanno assistito ai concerti di Elio Storitese ma non hanno capito che c'era il CD Brulé in vendita, cioè il disco dell'esibizione che avevano appena visto, e credevano che ci fosse in vendita un disco di Elio Storitese, un disco di catalogo, diciamo, oppure così. Sapevano che quello era il disco ma lo hanno sottovalutato, sì, non lo hanno preso, oppure volevano comprarlo ma non ce n'erano più, perché ci sono stati anche quelli che oppure hanno andato a comprarlo, sono partiti con l'idea di comprarlo, poi si sono ubriacati e hanno perso il lume della ragione, quindi non si sono poi più ricordati di acquistarlo. Succede anche quello. Insomma, per tutti questi c'è un'altra chance, cioè quella di comprare questo CD triplo, questo cofanetto con 3 CD dentro, insomma, dove c'è il meglio della tournée 2004 di Elio e le Storitese, ma non solo, perché c'è anche contenuto alla fine del booklet. Cosa? C'è un codice, un code con il quale ci si può iscrivere alla zona VIP del sito di Elio Storitese, cioè www.eliostoritese.it, e quindi accedere a tutto l'archivio di Elio Storitese. Cioè, fammi capire. Le canzoni, le parole, le fotografie, tutto. Qualsiasi cosa. Sì, e quindi anche quelle stesse che ti sei comprato, tra l'altro. Per assurdo. Beh, ma quindi anche magari tutti i 39 concerti del 2004 siamo completamente impazziti. Sono tutti impazziti. Infatti, come dice l'immagine di questo album, entra anche tu nel mondo di Elio Storitese, e c'è una nostra foto dove praticamente siamo inchinati. Allora, mostrando il deretano, quindi entra nel mondo di Elio Storitese, nel senso che veramente stiamo dandovi il culo. Cari amici, come si fa il CD Brulé? Innanzitutto servono dei professionisti, non dei masterizzatori professionali, come è stato detto dalla più parte, ma dei professionisti, come quando si chiama il killer professionista che deve ammazzare esatto. uno
uno. No, si chiamano dei professionisti, che sono quelli che fanno a uno questi CD, che sono delle opere di artigianato. Esatto, vengono incisi. Quindi si può dire che li incidono, anche se questa è un'immagine un po' forte forse, come gli antichi incisori. Come Benvenuto Cellini. Come Cellini, li incidono con un bulino laser, a uno, e questo è anche un po' quello che spiega la qualità ottima di questi CD, che quando li senti, quando li metti sul tuo lettore, dici: ma è impossibile che l'abbiano fatto, cioè che questo sia quello che ho ascoltato prima. E invece sì, perché tutto questo grazie ai professionisti. Esatto. Poi parliamo anche del supporto, perché non viene ovviamente utilizzato un CD vergine standard, bensì un CD che viene fatto, viene trattato esattamente come nella ruzzola, cioè viene fatto rotolare giù per un pendio con i contadini che li inseguono, e soltanto i primi 10 CD, che quindi hanno il peso giusto, riescono ad avere anche un equilibrio sulla discesa pendio fino all'arrivo, vengono selezionati e passano, diciamo così, nel calderone di quelli che acquistiamo noi per essere incisi manualmente, come diceva prima Leone. Poi le immagini che ci sono su questo CD sono tutte fatte a mano da altri professionisti che sono in un altro bungalow a fianco, e quindi quello che osservate voi, che sembra una foto, in realtà è un'opera d'arte unica, artigianale. Quindi si può ben dire, dette queste tre cose, che il CD Brulé è un'opera, dopo tanti anni, dell'artigianato italiano, che si afferma in tutto il mondo. Quindi quando siete lì che fate la fila e che non vi arriva il disco, non fate tanto, mettete aspettate, perché state per avere un pezzo unico. Ecco, molti si sono chiesti, scusa Leone, invece come viene realizzato il packaging, la copertina del CD Brulé, che è in cartone tipo Digipack. Ecco, anche questo è un prodotto artigianale, perché abbiamo il campione mondiale di origami, un giapponese, che piega in tempo reale il cartoncino sul quale sono state predipinte ovviamente a mano tutte le scritte, una per una, e anche trapesate. Tra l'altro, i titolini dei pezzi sono fatti coi trasferibili, una cosa ormai dimenticata dal tempo, della lettera set, quelli che si passava sopra con la matita e rimanevano attaccati al cartoncino. Quindi, ripeto, dopo aver predisposto il supporto, il campione mondiale di origami piega al volo e impacchetta i CD, che nel frattempo è stato dipinto, inciso, insomma, un lavoro non da poco. Un lavoro allucinante. Ascoltati peraltro uno a uno, perché poi c'è un esperto di stereo. Ah beh, certo, che deve fare il controllo di qualità.